Primo giorno di mercato qui al Villaggio Mediterraneo, come vi sembra questo inizio? Pensiamo che la cosa vada veramente bene, perché ci stanno tanti, oltre che studenti, abbiamo saputo che sono anche tante famiglie nei palazzi, non solo studenti, e questo penso che è un vantaggio. È una nuova opportunità, quindi vediamo. Il sindaco l'ha proposto come una novità, perché l'orario è dalle 10 alle 17, quindi abbraccia anche persone che non potevano venire solo la mattina. Il debutto del mercato rionale del Villaggio del Mediterraneo in via Papa Paolo Giovanni II a Chieti inizia con i migliori auspici. La novità assoluta è rappresentata dall'orario, prolungato fino alle 17 per i primi 14 banchi di generi alimentari e non solo. Ma l'assessore comunale al commercio, Manuel Pantalone, ha già annunciato l'apertura del nuovo avviso per ampliare gli stalli del mercato in una zona della città che, tra università e ospedale, è destinata a crescere. Una grande soddisfazione, abbiamo lavorato alla alla realizzazione di questo nuovo mercato rionale cittadino. Come amministrazione ci tenevamo a regalare a questa zona di città un proprio mercato rionale, siamo convinti che sarà un successo per categoria ed utenza. 14 banchi adesso, ma siamo convinti che a breve arriveremo a 30, riapriremo l'avviso per gli operatori, ma siamo anche convinti che da settembre in poi avremo un'esigenza di estendere anche oltre i 30 posteggi, perché questa è una zona molto importante della nostra città, appetibile sia per gli studenti che per il limitrofo quartiere di San Martino. Teniamo anche presente che sarà veramente un mercato che include tante categorie merceologiche, dal vestiario all'alimentare, ma oltretutto riteniamo che possa essere veramente occasione di fruibilità piena, come dicevo, per un quartiere strategico della nostra città. La particolarità di questo mercato rionale è che si comincia alle 10 e si va avanti fino alle 17. Esattamente, abbiamo pensato a questo orario che rimarrà tale proprio per dare la possibilità a lavoratori e studenti che la mattina non avrebbero potuto frequentare il mercato di poterlo fare. Un fatto originale, perché è il primo mercato cittadino che si svolge dalle 10 alle 17. Anche questa caratteristica, siamo convinti, saprà essere importante sia per gli operatori che per gli utenti. Io personalmente sono molto contenta, intanto perché c'è una bella piazza, quindi favorisce maggiormente i commercianti. Il parcheggio è abbastanza esteso e inoltre mi sta proprio vicino casa. È una bella zona, ci sono tanti ragazzi, tanti studenti che non tanto possono spendere. È anche giusto per questa, la parte di qua, di Chieti, che non devono venire all'altra parte, che è abbastanza lontano. Cosa sta cercando, signora? Io ho sentito anche i pomodori per le bottiglie. Volevo chiedere il prezzo, perché bisogna farle le bottiglie, abbiamo i bambini, sono cose più genuine. I miei nipotini se lo bevono a crudo, senza cuocere. Pane, olio e pomodoro, una genuina merenda come quelle di una volta. Certo, buonissimo. Allora, viva i pomodori e viva le bottiglie!